Ragazzi, meno male che voi avete energia da buttare, io sono a pezzi, sono stanca morta. Ho fatto mezzanotte e un quarto io ieri sera. Ragazzi, io non so voi come facciate, ma io proprio non mi reggo in piedi. Io ho aspettato l'anno nuovo, poi niente, insomma, ho mangiato un avanzo di panettone che c'era, così, quello di Natale. Poi a mezzanotte e un quarto, infatti c'ho una faccia distrutta, perché, anche perché subito dopo mezzanotte e un quarto hanno iniziato a farmi il trucco, a rifarmi il trucco. Perché c'ho una faccia distrutta, proprio a pezzi, completamente a pezzi. L'unica invece che è andata a letto presto stanotte è stata Ambra, che è andata alle 9. Io ho saputo che Ambra è andata a letto alle 9, però non alle 9 della mattina, alle 9 della sera è andata. Che lei che si doveva riposare, poi insomma ancora in convalescenza, quindi... Ambra, tu sarai riposata, almeno tu. Io proprio sto a pezzi, ragazzi, non so voi, ma io proprio a pezzi. Comunque, niente, iniziamo. Io sono molto stanca, ve lo dico, sono molto stanca. Dunque, che devo fare? Neanche me lo ricordo. Dunque, anno nuovo, 1994, mi succederà qualcosa di decente in questo 1994? Io ho un sonno. Ragazzi, io telefono alla veggente in ascolto. Beh, io mi voglio far predire il futuro al 1994, ma sento della meravigliosa con un sacco di storie d'amore. Io lo so che sarà diverso, cambierà tutto. Sono molto fiduciosa. Pronto? 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 Oddio, lei qua. Pronto? Pronto? Qui la Magalucia che tu dalle ieri si porta via. Chi chiacchiera? Buongiorno, buongiorno Magalucia. Guardi, sono Sabrina. Sabrina, Sabrina, che tutti gli dei siano con te, che ti portino di nuovo amore, salute, fortuna e denaro. Cosa sì, c'è? Dimmi, che problema hai? Guardi, io mi vorrei affidare a lei perché appunto visto che inizia il nuovo anno... Qui tanto si sente lo stesso. Guardi, sì, parla, io vorrei sapere un po' che cosa succede in questo mio nuovo anno, perché sa, io sono un po' sfortunata, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Lei mi sta ascoltando, vero? Sì, dimmi. No, sfogati perché... pure con me. No, sono contenta che lei mi stia ascoltando perché le mie amiche mi trascurano, dicono tutte che sono esaurita, mi piace ogni tanto essere ascoltata. E insomma mi sento, ecco, la sento proprio disponibile. Allora, le volevo dire che io ho una triste situazione sentimentale, drammatica, quindi se lei mi potesse predire un futuro roseo, insomma, soprattutto dal punto di vista sentimentale, perché sai, io c'è un tipo, questo Francesco, che mi sta facendo molto penare. Comunque... pronto? Sì, mi dica. Sì, lei si proprio... sfoghi pure, guardi, si sfoghi, signorina. Grazie, guardi, lei è veramente carina, finalmente qualcuno che mi ascolta. Senta, e niente, allora l'ascolto. Se mi può dire qualcosa di questo Francesco, di questa situazione sentimentale, soprattutto dell'amore, guardi, io vorrei sapere l'amore, soprattutto l'amore perché è una cosa che... L'amore, sì, vediamo subito, eh. Sì. Momentino. L'amore, guardi, l'amore non mi interessano altre cose. L'amore, 94 sì. Amore. Ho capito, momento, eh. Il titolo è Amore. Amore, sì, vediamo. Allora, lavoro. Quanto lavoro, quanto lavora lei signorina? No, e guardi, soldi di conseguenza, soldi perché chi guardi, lavora? Non me ne frega lavoro, niente, lavoro, so. soldi, guardi, lavoro, soldi, lavoro, soldi. Sì, sì, ma quanto lavora lei signorina? Per curiosità. Lei per curiosità che lavoro fa? Perché lavora così tanto? Niente, lavoro, capirai, ma questa mi attacca un botto. Lavoro in televisione. La televisione! Ma in televisione dove di preciso, mi dica? Non è la Rai. Non è la Rai! Tu. La vedo sempre, sa! La vedo, oddio! Posso entrare, non è la Rai! Adesso le dico, signorina! Beh, guardi, io le dico non per mettermi in mostra, potete andare benissimo, non era. Allora, io mi descrivo, eh? Le dico come sono. Dunque, una cascata proprio di riccioli biondi. Beh, i riccioli biondi, due occhi, beh, marroni ma espressivi, due occhi grandi, un naso a patatina delicato, molto carino, sì, beh, due labbra molto, molto, sì. Poi le so tutte le canzoncine, eh? Senta. Per esempio, non lo so, lei chi è di Non è la Rai? Come si chiama? Sono Sabrina di Non è la Rai. Quella che fa la posta? Sì, sono io. Oddio, che emozione! Sì, la so che è la sua, quella che fa, Mary, una Mary Jolie, yo, certo. Mary Jolie, la so, che emozione, senta, non era, ma mi può far entrare o non è la Rai? Io ho le foto, il book, le porto, le spedisco il book, mi lascia l'indirizzo, le spedisco il book, sì, facciamo questa cosa? Sì, la facciamo? Sì, facciamo, sì. Quello che vuole, però lei mi deve parlare in questo momento dell'amore, perché per me è una cosa importante, poi... Magari parliamo del lavoro, però per me è importante in questo momento sapere cosa mi aspetta nel 1994. Sì, va bene, va. Però lei dopo le lascio l'indirizzo, eh? Sì. Sì, bene.
Dunque. Allora, no, mi dica, che vede? Allora, vediamo. Le carte, no? Sì, sì, le faccio le carte, sia calma, mi sono emozionata, sa com'è? Non è la Rai. Dunque, allora, amore, è sì. Uscito l'amore. Ma quanto amore, signorina, lei è circondata d'amore. Amore, tutto amore, quanto amore, vediamo, vediamo. Che cosa? Sono contenta, guardi, lei veramente mi rincuora. Che esce intorno all'amore, quanto amore, signorina. Vediamo. Penso di poterla aiutare. Sì, per... Sì, potrebbe essere, io credo dal tipo, da come si è descritta, mi sembra una di quelle ragazze che è adattissime per fare Non è la Rai. Vero? Sì, sì. Allora mi dica dell'amore. Sì, sì. Allora, l'amore, molto amore, vediamo. Sì. Vediamo queste carte cosa esce. Sua madre, lei è proprio amata da sua madre, la cocca della casa, proprio, una cocca della casa. Va proprio, ecco. oltre mia madre. Suo padre, anche suo padre le vuole tanto bene, tanto bene. Sua nonna l'adora. Sì. Lei Senta, è proprio, uomini. Quanto amore, suo zio anche il cagnolino le vuole molto bene. Molto bene, molto amore. Suo zio, vabbè. Senta, mi scusi, io parlo di... Quanto amore, lei è una ragazza proprio fortunata, sì. Senta, un ragazzo, non c'è un... Siccome c'è questo... Vediamo, no? Sì. Questo eccolo qui, si chiama Francesco. Uomo Bruno. È lui. È uscito uomo Bruno. È lui. Sarà lui? Sì, lui è pazzesco. Lui lei sì. Per caso ha conosciuto qualche ragazzo Bruno? Mi sì, dica, sì, ma mi guardi, dica. Pensi bene. È lui. Sì, questo sì. Francesco, sì. Quanti anni ha questo Francesco? Non lo so quanti anni ha, insomma. Mi parli di questo Francesco perché mi interessa molto sapere la storia di questo ragazzo. Guardi, lui è pazzesco. Adesso vabbè, non mi posso proprio parlare. Però lui è stupendo, lui è un uomo di grande personalità. Insomma, vabbè, ma perché adesso devo parlare di lui? Mi scusi, signora, io sto pagando perché un miliardo. Perché è fondamentale, se no non posso continuare a leggere il futuro. Mi parli di questo Francesco. Senta, per favore, mi dica la carta subito dopo questo Francesco che c'è? Sì, scusa. Subito, sì. Dov'ero? Sono persa le carte, scusate. Che sbadata. Dunque c'era questo giovine Bruno, eccolo qui, uomo Bruno. Perdita. Mi scusi, quanto costa? Scusi, perché sì. La tariffa quant'è? Fino a che punto siamo arrivati? Perché lei siamo intorno alle 50.000, non è che poi, insomma, sta parlando con l'144. Lei è in linea con l'Australia, signorina. Va bene. Allora, per cortesia, mi scusi, si sbrighi, per sì, favore. Va bene. Dunque, uomo Bruno, perdita, quindi perderà questo uomo Bruno. Quindi, come lo perdo? Come la perdo? Lo perde, cioè perderà questo uomo Bruno. Giovine Bruno, eccolo che torna. L'uomo Bruno torna. Perché magari vicino all'uomo Bruno è uscito il sole. Però in realtà questo non è il sole come sole. È il femminile, sola. Lei prende una sola da questo qui. Okay. Il sole e la sola, una sola. Quindi se lo dimentichi. Andiamo avanti. Vada avanti per favore, velocemente. Perché uscirà qualcosa sull'amore, signora, no? Signorina, guardi, signorina. Una disgrazia. La morte, è uscita la morte, mo io devo dire, è uscita la morte, ecco. E che vuol dire la morte? Senta, nel senso ma lei simbolico, per caso metaforico, perso... finirà un periodo brutto della mia vita, morirà questo periodo brutto della mia vita, come... No, lei ha perso qualcuno per caso di recente? No. No. No? Ecco, lei lo perderà presto, sì. Infatti, eccola qui, vedovanza, lei perderà... Oggi è uno, sì, metà gennaio perderà qualcuno, eh? Sì. Infatti, eccolo qui, il carro che sta per carro funebre. È afflizione che lei è afflitta e perderà qualcuno. Sì. Ho capito. È contenta che gli ho detto. Sì. Io sono la buona così. Per avermi... Così non le prendo un colpo, l'ho avvertita. Scusi, eh. Certo. Sono stata buona. Lei così parte preparata. Sì. Può andare avanti, per favore, dirmi qualcosa. Sì. Questa cosa, insomma, che lei perderà. No, cambia colore di matita, però troppo scura. Ecco, quest'uomo ecco, quella che è uscita la sua carta. Oh, mi dica. Il matto favore. Che sta per matta, perché lei è molto esaurita, signorina. Io lo vedo le carte, lei è molto esaurita, molto. Ma però. Infatti, poi dite che io sono maga! Perché sono un fenomeno. Che cosa è uscita dopo il matto? Scusi, la matta? Ma lei mi sta facendo. La casa sta per. Non casa, la casa di cura, perché lei finirà in una casa di cura, perché è molto esaurita. C'ho un'idea, signori! Lei passa pure un mesetto, due mesetti dentro sta cassa di cura, la sostituisco io! Oddio, lei com'è che cantava? Oddio, ecco, la so, aspetti, mi prendo il microfono, oddio il microfono, che io posso fare il microfono? Oddio il microfono, senta, il microfono, eccolo! Favore. Così, eccola, faceva, né donna né bambina, non si sa cosa sei, ma posso la sostituisco io! Che emozione! Senta,
non c'è nient'altro, per favore, può guardare ancora se la sostituisco io? No, mi scusi, vado avanti, la prego, le altre carte, ci saranno delle altre carte un po' positive? Vado avanti, 94. Sì, vado avanti. Lei ha promesso però, eh? Ha promesso. Io ho promesso, che ho promesso. Dunque, solitudine, questo perché lei rimarrà sola, ormai si rassegni perché sì, lei sola è avanti, e sola rimane. Solitudine, imbarazzo. Imbarazzata di stomaco? C'è un po' qualcosa qua così? No, guarda. No. No. Un po' imbarazzata fra un po' di giorni, un po' maretta. Per favore. Strada, strada sta, perché lei sta proprio in mezzo a una strada. Mo, dimmi le cose come stanno, in mezzo a una strada sta lei. Tavola, ecco, tavola io la interpreterei come... Senta, lei che misura porta? Non per... Vabbè, lasciamo perdere, ho capito. Poi dice che le donne formose non vanno più, chi l'ha detto, scusa? Lei sta per tavola, sta per tavola da surf. Non so se rendo, vabbè. Dunque andiamo avanti, eccolo qui l'incontro della sua vita, lo straniero, finalmente, straniero. Uno straniero, finalmente. L'incontro della sua vita. Allora mi dica tutto, perché magari vediamo. Se mi va male con questo Francesco ci in sarà... In macchina, lo incontrerà in macchina, insomma, sì? Sarà ad un colpo semaforo, di ad un semaforo. Sarà un colpo sì. di fulmine? No, un colpo di spugna sul suo vetro. Va bene, guardi, la devo salutare. È presente? Mi scusi, la devo salutare, signora. Sì, senta, io... ma poi lo facciamo quella cosa di... Io so pure, guardi, oddio, qual è che ne so, le faceva... Pretty woman, sì, walking senz'altro. Down the streets, pretty senz'altro, woman. Non si preoccupi. Ah, pure quella che fa... La ringrazio. Di Ambra, Ambra, tanto carina, le Ambra fa... Ciao a tutti. Motocicletta. Ciao, arrivederci. Buon anno, arrivederci. È tutta cromata.